Ecco, immagino che poi tu oggi in particolare ci tenevi a partire titolare proprio a San Benedetto del Tronto e lo hai dimostrato poi perché hai dato quella qualità che è mancata nel primo tempo. Beh sì, comunque essendo fidanzato con una ragazza di San Benedetto, venendo molto spesso qui in questa città, ci tenevo tantissimo a disputare dall'inizio questa partita, però comunque ripeto quello che ho detto prima, il mister non ha ritenuto giusto che dovessi scendere in campo dall'inizio, però la prestazione non è tutta da buttare, perché comunque levando le altre partite che comunque non siamo stati mai in partita, oggi se guardiamo anche qualche occasione, i due pali presi magari, la fortuna non ci gira neanche a nostro favore, speriamo che già da sabato ci ridà quello che comunque ci ha tolto in questi sabati. Senti, ma la classifica l'hai vista, quei 10 punti, terz'ultimo posto da soli? Ma la classifica in generale meglio non guardarla, dobbiamo pensare ad allenarci tutti i giorni con il sangue agli occhi, perché adesso non è più come quando sei nelle posizioni alte che magari sei anche un po' più tranquillo, ti alleni spensierato. Adesso dobbiamo iniziare a capire che saranno tutte battaglie, ma devono essere per le altre squadre battaglie quando vengono a giocare da noi, perché noi adesso siamo affamati e abbiamo tantissimo bisogno di punti. Non basta quello che stiamo facendo, dobbiamo fare molto, molto di più per cercare di ottenere risultati anche fuori casa, perché oggi magari si poteva portare un risultato positivo a casa. Ecco, una classifica così, tu che sei dal 2011 a Teramo, non l'hai mai vista? Purtroppo è vero. È la prima volta che da quando sono a Teramo che ci troviamo lì. Ma questo può essere penalizzante per un ambiente che era abituato sempre a fare un campionato di altro tenore? Certo, ovviamente. Ripeto, nei 6 anni siamo stati sempre abituati a stare lassù, comunque a lottare vertici dei campionati, quindi è così anche la gente ovviamente, quindi può essere per i tifosi, per tutto l'ambiente un fattore negativo, però dobbiamo guardare in faccia la realtà ci dice che siamo lì in fondo, quindi dobbiamo continuare a far bene, da iniziare dagli allenamenti.